stato un po' discreto dell'Archi, poi dopo aver subito la seconda rete la squadra ha perso di intensità. Come mai, mister? Intanto non sono d'accordo su un primo tempo discreto, perché non ci dimentichiamo che noi di fronte avevamo la Stilese, una squadra prima in classifica, una squadra fatta da giugno ad oggi per vincere il campionato. Noi, con tutta la nostra onestà e realtà, abbiamo una squadra approntata per cercare di avere una salvezza tranquilla, e credo che i ragazzi abbiano fatto un ottimo primo tempo. Peccato, prendono un calcio di rigore che ci sta tutto oggi, niente da dire sull'arbitro, sulle situazioni arbitrali, il rigore che c'era, ma credo che se al 44esimo non prendiamo il calcio di rigore sarebbe stata tutta un'altra partita. Archi che può conquistare la salvezza, 10 gare all'epilogo, quest'anno si è tornato anche a giocare finalmente qua nel Fortino di Archi, un Archi che può raggiungere questa permanenza, mister Cevolo. Ma io credo che le parole servono poco, io credo che l'abbiamo dimostrato con i fatti che possiamo arrivare alla salvezza. Io domenica scorsa ho incontrato il Brancaleone, un'altra squadra approntata per fare un campionato di vertice, e tutti hanno visto come è andato a finire. Ho perso su un altro calcio di rigore inesistente, a differenza di oggi che c'era. Oggi ho affrontato la Stilese con alcune defezioni sia fisiche che di uomini, e alla fine la Stilese ha meritato la vittoria, ma noi l'abbiamo demeritato. Sicuramente questo ve lo posso garantire, è difficile nel calcio parlare in un certo modo, ma vi garantisco al 100% che a fine di questo campionato l'Archi un altro anno farà la promozione, senza ombra di dubbio. La super capolista passa ed espugna Archi con un tris firmato da Martinez su rigore nel primo tempo, poi Gerco e Peppe Papaleo, il super bomber che ha raggiunto quest'oggi le 20 reti. Siamo con Sandro Caridi a fine partita, la super Stilese capolista ha un buon vantaggio sulla seconda, che è gioiosa di 6 punti, vi avvicinate sempre di più al salto di categoria, mister Caridi. Sì, manca una giornata, con una giornata in meno ancora siamo a 6 punti. Oggi abbiamo disputato una discreta partita, anche perché comunque il terreno non ci permetteva di giocare palla a terra, quindi ci siamo calati, diciamo, nella situazione, e abbiamo portato a casa il risultato. Una Stilese che mancava di 6 giocatori, e 4 infortunati e 2 squalificati. Il primo tempo avete sofferto, poi nei titoli di coda la rete sul rigore è di Martinez, poi subita la seconda rete, l'Archi è veramente scemato per intensità, e soprattutto è venuta fuori la Stilese che ha dimostrato tutto il suo valore tecnico. Sì, finire allo 0-0, loro si difendevano abbastanza bene, anche perché noi non riuscivamo a giocare, non riuscivamo a fare 4-5 passaggi di fila. Di solito noi esprimiamo un gioco abbastanza redditizio, palla a terra, noi non abbiamo Dorri dai davanti, quindi ci piace giocare più palla a terra. Il problema è che non riuscivamo a trovare la soluzione giusta, poi con il rigore si può cadere.